Come è noto, Taranto per il secondo anno consecutivo ha ospitato una delle tappe della Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, la manifestazione organizzata dall'Unione Europea per sensibilizzare i cittadini sul ruolo fondamentale della ricerca nella nostra società, dal centro storico di Taranto al bellissimo Parco della Musica in Via di Palma, un incontro assolutamente riuscito, quello con ITS Mobilità, che da tempo offre un lavoro triangolare tra impresa, formazione e innovazione. Notte Europea dei Ricercatori, siamo contenti di essere qui. Abbiamo raccontato stamattina ai ragazzi che erano presenti le innovazioni che ITS sta portando all'interno delle proprie aule. Qui in Piazza Maria Immacolata e nelle sedi di ITS di Taranto, quindi Taranto, Bari e Lecce, stanno nascendo laboratori tecnologici legati alla gestione dei processi di logistica integrata e trasporto intermodale. Lo abbiamo fatto con l'aiuto delle imprese che ci hanno raccontato quali erano necessariamente i processi che dovevano essere individuati e sui quali i ragazzi dovevano fare sperimentazione per poi affrontare in maniera costruttiva e ottimale il mondo del lavoro. La notte dei ricercatori, che come si vede ha sdoganato anche gli orari notturni per una fruibilità anche diurna delle tante attività svolte, coinvolgendo e facendo inclusione e creando occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini, soprattutto giovani, per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Ancora ITS Mobilità. Il fiore all'occhiello della sede di Taranto sarà proprio il laboratorio di robotica. Andremo a riprodurre una vera e propria linea meccatronica. I ragazzi avranno l'opportunità di poter gestire tutti i processi legati alla pallettizzazione, alla depallettizzazione e al pick and place. Gli eventi organizzati per la Notte Europea dei Ricercatori hanno compreso esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, ma anche spettacoli e concerti.